sono 2.055 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria su 11.481 tamponi processati. Questi i dati che emergono dal bollettino odierno diffuso dalla regione. Si registrano 1.385 guarigioni, un ingresso in meno in terapia intensiva e meno 2 in reparto, 665 persone in più in isolamento domiciliare e 8 decessi. Attualmente in Calabria vi sono 45.197 casi attivi. La Guardia di Finanza di Milano e Varese ha eseguito 15 arresti in un'inchiesta della DDA milanese su presunte infiltrazioni dell'Andrangheta nei subappalti per lavori sulla rete ferroviaria. Nell'ordinanza cautelare è contestata all'associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e bancarotta e ad alcuni degli arrestati l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, poiché con un sistema di incassi in nero società riconducibili ai clan, attive tra il Varesotto e Isola Caporizzuto, in provincia di Crotone, avrebbero sostenuto affiliati detenuti e le loro famiglie. Continuate a rimanere aggiornati su tgcal24.it.